Dal Vangelo di Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro figlio di bestia da soma». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?» E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea». Sorelle e fratelli carissimi, celebriamo oggi la Domenica delle Palme, il giorno che apre la grande settimana, la Settimana Santa che ci condurrà alla Pasqua di Risurrezione. In questo giorno vengono letti nella liturgia due Vangeli: quello che abbiamo appena ascoltato, che racconta l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, e poi quello della Passione, che quest'anno è secondo Matteo, troppo lungo per essere letto all'interno di questa rubrica. Per cui vi darò qualche piccolo commento del Vangelo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e poi condividerò con voi qualche riflessione sul testo di Matteo a proposito della Passione, in modo particolare su alcuni aspetti che sono tipici e caratteristici soltanto di Matteo. Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, i protagonisti sono Gesù, i suoi discepoli, la folla e la città. Gesù, come con la Samaritana, vuole aver bisogno di noi. Alla Samaritana aveva chiesto dell'acqua per la sua sete, ai discepoli chiede di procurare un'asina e un puledro per adempiere le scritture e poter entrare a Gerusalemme come un re mite, come un re umile, non come un re che basa il suo potere sulla forza, sulle armi, ma che basa il suo potere semplicemente sulla forza dell'amore. È bellissimo questo Gesù che si manifesta così, che in questo modo ci manifesta anche, come vedremo fra poco, il vero volto di Dio, un Dio che è amore e solo amore. È bellissimo questo Gesù che, mandando i discepoli in un villaggio a cercare questa asina e questo puledro, a prenderlo e a portarlo da lui per poi poterlo riconsegnare, in un qualche modo simbolicamente ci sta presentando quello che lui ha fatto diventando uomo, incarnandosi. Egli era il figlio di Dio, si è fatto uomo e in questo modo è venuto nel villaggio del mondo, è venuto a cercare me e voi, a me e a voi, come ad Adamo Dio fece nel giardino della creazione. Gesù ha detto: «Dove sei? Dove siete?» È venuto a cercarci e a trovarci, ci ha sciolti, ci ha liberati come i discepoli hanno sciolto l'asina e il puledro,
e ci ha portati a sé, ma non per tenerci semplicemente con sé, ma per riconsegnarci a noi stessi, perché noi potessimo avere la nostra vita nelle mani, potessimo diventare padroni della nostra esistenza e capire che la nostra realizzazione, la nostra santità è fare quello che Lui ci dice, è stare insieme con Lui. I discepoli, cioè coloro che imparano, come dice il significato della parola, stanno per diventare apostoli, cioè inviati, mandati a compiere una missione. E ciascuno di noi è davanti a Gesù colui che deve imparare per poter essere inviato a compiere una missione. Essi fanno proprio tutto quello che Gesù chiede loro. Non discutono, non cercano spiegazioni. Gesù aveva detto di andare nel villaggio e ci vanno, di prendere l'asina e il puledro sciogliendoli e lo fanno, di condurli a Lui e lo fanno, e di dare la spiegazione a coloro che chiedevano perché stessero facendo quelle cose, e cioè Gesù ha bisogno, ma ve li riconsegnerà subito. È un modo di esprimere la vita completamente consegnata a Dio. È un modo attraverso il quale San Matteo ci dice cosa deve fare il vero discepolo di Cristo: consegnare la sua vita a Gesù, senza mettere in discussione il suo progetto, senza mettere in discussione la sua volontà, ma semplicemente adempiendola. Questo è corroborato, rafforzato anche dal gesto di mettere i mantelli, i loro mantelli, sull'asina e sul puledro, perché Gesù potesse sedersi sopra. Il mantello nell'antichità esprimeva da una parte il bisogno di essere protetti. Non poteva essere dato nemmeno in pegno per la notte il mantello, perché doveva servire come coperta per le persone, specialmente per i più poveri. Ma dall'altra parte, e soprattutto, il mantello rappresentava la dignità dell'uomo, il ruolo sociale che l'uomo aveva. Stenderlo sull'asina e sul puledro, permettere a Gesù di sedersi sopra di essi, era come dire: Gesù, della mia vita fa quello che vuoi. Un po' come disse Maria Santissima nell'Annunciazione: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Poi c'è la folla, che apparentemente fa lo stesso gesto dei discepoli, cioè stende i suoi mantelli insieme anche ai rami di palma e di ulivo perché Gesù potesse passarci sopra, perché Gesù potesse avere onore. Ma l'Evangelista usa un verbo diverso da quello utilizzato per i discepoli. Ciò significa che il gesto della folla è diverso dal gesto dei discepoli. La folla non si coinvolge, la folla sta ai margini, fa festa, canta, dice Osanna, dice Benedetto, ma non entra in sintonia con Gesù. È come se stesse recitando una parte, sta semplicemente realizzando una coreografia. Oggi, iniziando i riti della Settimana Santa, ognuna delle nostre parrocchie è in agitazione per preparare i vari momenti della Settimana Santa stessa, in modo particolare la solenne processione di Gesù morto. Tante coreografie, tanto impegno, ma spesso senza nessun coinvolgimento interiore. Vogliamo fare bella figura, vogliamo lodare il Signore, ma semplicemente dal punto di vista esteriore. Non riusciamo a coinvolgerci con il cuore. Diciamo delle cose anche giuste, riconosciamo delle realtà, ma forse senza rendercene conto. Nella parola Osanna, infatti, il popolo indicava il bisogno di salvezza. In questa parola è contenuta l'espressione «Signore, salvaci», ma senza rendersene perfettamente conto. Diceva benedetto,
ma senza riconoscere Gesù come il Signore della sua vita. E infine c'è la città. La città potrebbe sembrare anch'essa una ripetizione della folla, ma non è così. La folla almeno è scesa in strada. La folla, almeno esteriormente, si è coinvolta per far festa a Gesù che entrava a Gerusalemme, città più importante di tutte le città di Israele. La città invece non si muove, è come se fosse disinteressata a ciò che sta avvenendo, ma la città trema. Come tremò quando arrivarono i magi in cerca di Gesù appena nato, trema anche adesso che Gesù sta per concludere la sua vita. È il timore del giudizio di Dio, è il timore di una vita completamente sprecata, è il timore che la base su cui ha costruito la sua esistenza, le mura con le quali ha difeso la sua esistenza, possano miseramente crollare, così come accadrà, perché chi non confida nel Signore si perde. Chi confida nel Signore è come il monte Sion, che è stabile per sempre. Io e voi, fratelli e sorelle, da che parte vogliamo stare? Vogliamo essere come i discepoli che donano completamente la loro vita al Signore e ubbidiscono fino in fondo alla sua parola, alla sua volontà? O vogliamo essere come la folla che fa semplicemente delle cose esteriori? Partecipiamo alle Eucaristie, alle celebrazioni varie, alle processioni, ma non ci lasciamo prendere il cuore. Oppure addirittura come la città abbiamo paura di Dio. Perché anche ai discepoli può accadere di doversi chiedere se stanno davvero dalla parte di Gesù o se invece non lo stanno consegnando al mondo. Quando Gesù disse «Durante l'ultima cena qualcuno di voi mi tradirà», tutti i discepoli, compreso Giuda, chiedono a Gesù «Sono forse io, Signore?». Anche io, anche voi, in occasione di questa giornata delle palme, dobbiamo chiedere al Signore «Signore, sono forse io? Sono davvero un tuo discepolo? O sto facendo le cose solo esteriormente? O addirittura ho paura di te?». Un altro aspetto vorrei mettere in evidenza insieme con voi. Quello che Gesù dice a Pietro, il quale con la spada cercava di difenderlo, tagliando addirittura l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Gesù dice a Pietro, rimetti la tua spada nel fodero, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Non è con la forza, non è con le armi che si instaurerà il mondo nuovo, che si realizzerà l'uomo nuovo, ma è con la forza dell'amore, con la forza del dono della propria vita. E poi vorrei condividere con voi alcune cose che accadono quando Gesù muore sul Calvario. Matteo, e solo lui, ci dice che il velo del Tempio fu squarciato, che la terra fu scossa come da un grande terremoto, che le pietre si spaccarono e i morti uscirono dalle tombe. Non è che il velo del Tempio materialmente si spaccò, ma il velo del Tempio fu squarciato perché finalmente, nella morte di Gesù sul Calvario, noi possiamo avere accesso a Dio. Infatti, il velo del Tempio separava il Santo dal Santo dei Santi, dove era la presenza di Dio. E lì nessuno poteva entrare, solo il sommo sacerdote una volta l'anno. Ora questo Tempio, questo velo è stato squarciato. Finalmente alla presenza di Dio ci possiamo stare tutti e in Gesù possiamo contemplare, come già vi dicevo, il vero volto di Dio, amore e solo amore, misericordia, tenerezza e perdono. E poi il grande terremoto. Nessuno storico dell'antichità ci racconta di questo terremoto. Nessun archeologo ha trovato tracce, studiando la Gerusalemme del tempo, di un terremoto,
Quindi il terremoto è stato simbolico, è stato figurato. Il terremoto è avvenuto nella mente e nel cuore delle persone che hanno assistito alla morte di Gesù e al modo in cui Gesù è morto, a simboleggiare che quando noi incontriamo realmente Gesù che dona la sua vita per noi, la nostra esistenza è terremotata, nulla è più come prima. La nostra vita è una vita nuova, non più basata sulla legge, ma basata sul comandamento nuovo dell'amore. Non più basata sulla forza e sulla violenza, ma basata sul perdono e sulla solidarietà reciproca. E le pietre che si spaccano sono il simbolo del cuore di pietra, come diceva il profeta Ezechiele, che verrà sostituito dopo essersi spaccato appunto da un cuore di carne, un cuore dove il Signore ha scritto la sua alleanza d'amore. E ancora, i morti che escono dal sepolcro stanno a simboleggiare la vita nuova che ciascuno di noi riceve in dono dalla morte e risurrezione di Gesù. Non siamo più dei morti e non siamo nemmeno dei morti viventi, legati da tante cose, bloccati da tante bende. Siamo creature nuove, siamo figli e figlie di Dio, siamo fratelli e sorelle fra noi. E per ultimo vorrei farvi notare un'ultima caratteristica specifica di Matteo: le guardie poste al sepolcro. Sembrava che i sommi sacerdoti, gli scribi, i farisei, gli anziani del popolo, tutti coloro che volevano la morte di Gesù avessero finalmente vinto e definitivamente vinto. Gesù era morto ed era stato sepolto e il sepolcro era stato sigillato con una grande pietra. Tutto era finito. Dal loro punto di vista potevano tirare un sospiro di sollievo. Eppure qualcosa ancora li inquieta. Vanno da Pilato e chiedono di poter custodire il sepolcro, chiedono di poter sorvegliare il luogo dove Gesù è stato sepolto, perché temevano che i discepoli potessero andare a prendere il corpo di Gesù e dire che Gesù era risorto. Hanno questo timore. Le guardie al sepolcro rappresentano il fatto che il mondo vecchio non vuole cedere il passo al mondo nuovo, che l'uomo vecchio non si rassegna a cedere il passo all'uomo nuovo, vuole custodire, vuole mantenere il mondo vecchio e l'uomo vecchio. Ma anche con le guardie messe là fuori a custodia del sepolcro, Gesù la mattina di Pasqua risorge, così come deve avvenire nella vita di ciascuno di noi. Cerchiamo di non essere le guardie che custodiscono il mondo vecchio e l'uomo vecchio, cerchiamo di essere come le donne, testimoni del mondo nuovo e dell'uomo nuovo, della risurrezione di Gesù. Buona settimana santa a tutti.